Mezzanotte 38, buonasera, edizione breve del nostro telegiornale per dare spazio al film. La Camera approva la proposta di legge Richetti che abolisce i vitalizi ai parlamentari. Forza Italia non partecipa al voto perché ritiene il provvedimento incostituzionale. Il DDL ora passa al Senato e l'esito non è poi così scontato. In un clima infuocato la Camera ha detto sì all'abolizione dei vitalizi degli ex parlamentari e degli ex consiglieri regionali. La legge prevede che gli assegni maturati prima del 2012 siano ricalcolati col sistema contributivo. Hanno votato a favore PD, Lega, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e Fratelli d'Italia. Contraria Alternativa Popolare, astenuto, MDP articolo 1, mentre Forza Italia non ha partecipato al voto. In aula si è rinnovato lo scontro tra democratici pentastellati sulla paternità del provvedimento. È una vittoria storica, la prima battaglia su vitalizie vinta, esulta Di Maio, mentre Renzi replica, grazie a Matteo Richetti e ai deputati del PD, orgoglioso del vostro lavoro. Per i deputati forzisti che non hanno partecipato al voto, ad eccezione di Santanchè e Gelmini che hanno votato sì, il provvedimento sarebbe incostituzionale, lesivo dei diritti degli italiani perché la retroattività metterebbe a rischio milioni di pensioni. MDP parla di teatrino, mentre AP con Cicchitto accusa il PD di fare demagogia. A settembre il testo approderà in Senato, dove però i numeri incerti della maggioranza potrebbero mettere a rischio l'approvazione definitiva. Cattive notizie per il presidente americano Trump. Il Senato infatti ha respinto con 55 voti contrari, 7 tra i repubblicani e 45 favorevoli, la proposta che mirava a smantellare la maggior parte dell'Obamacare, la riforma sanitaria voluta da Barack Obama, senza prevedere alcun tipo di misura sostitutiva. Ieri solo il voto decisivo del vicepresidente Pence aveva consentito di avviare il dibattito. Incontro a Palazzo Chigi oggi tra il premier Gentiloni e il primo ministro libico Sarraj, incontro che arriva 24 ore dopo l'intesa di Parigi per la pacificazione in Libia con il generale Haftar, presieduta da Macron. Un accordo che ha scatenato polemica in Italia per il ruolo subalterno del nostro governo. Adesso Gentiloni sta valutando l'uso di navi militari italiane contro trafficanti di esseri umani e ha chiesto all'Unione Europea di mettere in atto quanto promesso ieri nella lettera di Juncker. Domani dovrebbe esserci il voto di fiducia in Senato sul decreto relativo al salvataggio delle due banche venete. Intanto sul fronte giudiziario è arrivata la notizia della chiusura delle indagini nei confronti dell'ex presidente Gianni Zonin e di altri 6 ex dirigenti della Popolare di Vicenza. Aggiotaggio, ostacolo all'attività di vigilanza e falso in prospetto i reati che gli vengono contestati. Ma per motivi totalmente diversi, oggi al centro dell'attenzione c'è stata Unicredit, vittima di un hackeraggio che ha riguardato i dati relativi a 400.000 clienti. Non sono stati comunque trafugati codici o password per operare senza autorizzazioni sui conti. La Procura di Milano ha avviato un'indagine per ora contro ignoti. Chiudiamo con lo sport, con la grande impresa di Federica Pellegrini che conquista l'oro ai mondiali di Budapest, settima medaglia iridata consecutiva e la doppietta negli 800 stile libero firmata Detti e Paltrinieri. L'addio perfetto, ottenere ciò che nessuno ha mai ottenuto, 7 podi mondiali consecutivi e poi dire smetto. È quello che ha fatto Federica Pellegrini. Questi sono i miei ultimi 200 metri a questi livelli, ha annunciato. Poi nella vita mai dire mai. Ma ora nella mia testa è così. Seguirò un altro percorso, magari mi dedicherò alla velocità. Federica Pellegrini ha vinto ancora in una finale mondiale, ma stavolta all'età di quasi 29 anni, che nel nuoto è un'infinità. In una gara che è stata la fotocopia di tante altre. La solita rimonta, gli ultimi 50 metri vissuti in apnea e stavolta le ragazzine terribili sono dietro. L'americana Ledecky e l'australiana McKeown si sono divise il secondo posto. Ora i giorni tristi di Rio sono lontani. Quando pensò di smettere, non l'ha fatto, ha continuato lasciando dietro la ruggine del passato e nuotando solo verso il futuro. Quel futuro che ha smesso di essere un vuoto da riempire, ora è invece una scommessa già vinta. E la sua scommessa l'ha vinta anche Gabriele Detti negli 800 stile libero. È diventato campione del mondo alla maniera di Federica Pellegrini. In agguato per tutta la gara, Detti ha compiuto il capolavoro nell'ultima vasca, mettendosi alle spalle il cinese Sun Yang e bruciando Gregorio Paltrinieri per un podio magnifico. L'oro di Detti e il bronzo di Paltrinieri, argento al polacco Wojdak. È tutto, vi lascio il film, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.